Enzo Baggini, sindaco di Albanella, questa è una serata importante per Albanella che ha ricevuto tanti sindaci del comprensorio per parlare della conservazione della terra, dell'esaltazione della terra e del culto della terra, perché è proprio qui che è nato il Museo delle Terre d'Italia. E poi capita in un momento particolare in cui si parla tanto di ambiente, quindi sindaco da Albanella un messaggio importante. Il Museo delle Terre d'Italia ad Albanella è l'unico esempio in Italia e crediamo nel mondo di un nucleo museale di questo tipo. L'ambizione dell'amministrazione, ma soprattutto dell'associazione Nicola Vernieri, che attraverso il professore Ricco sta approfondendo tante energie in questa iniziativa, è proprio quella di farne uno dei punti di maggiore attrattiva per il nostro territorio. Quindi è un dovere nostro di albanellesi, prima ancora che di amministratori, assecondare questa iniziativa e profondere tutti gli sforzi necessari perché la stessa possa crescere e arrivare ad una dimensione di importanza nazionale. E infatti, sindaco, si è parlato di tante cose, ma anche della tutela del patrimonio culturale di questi territori. Questo è un aspetto di fondamentale importanza. La terra è un elemento, come dicevamo poc'anzi, di identità, ma l'identità viene costruita anche attraverso tutta la storia, attraverso i simboli. Qualche sera fa abbiamo tenuto un convegno sul restauro della pala della chiesa di San Matteo, che è uno dei simboli della nostra collettività. Le terre d'Italia rappresentano, nascono proprio dall'idea di tutelare il principio di identità, ma come torno sempre a ripetere, tutelare il principio di identità non significa tutelare una esclusività, significa al contrario essere coscienti delle proprie radici, della propria identità, della propria fisionomia e quindi essere pronti a riconoscere identità altrui, identità. Noi stasera abbiamo fatto una semplice operazione di miscuglio, abbiamo miscelato le terre di Albanella, Rocca d'Aspide, Capaccio, Giungano, comunità ognuna delle quali con una propria identità, ma proprio perché avevamo un'origine comune ci siamo sentiti di sottolineare questo aspetto, l'identità come passepartout per riconoscere le tante diversità. Alla presenza di tanti amministratori presso il Museo delle Terre d'Italia di Albanella è stata ufficializzata la presenza delle terre di Giungano, Trentinara, Rocca d'Aspide e Capaccio Pestum. Ne parliamo con il professore Gaetano Ricco, che è l'ideatore del Museo delle Terre d'Italia. Professore, una serata importante si è appena conclusa presso la sede del museo. Sì, una serata assolutamente unica, assoluta, che non poteva non avere la solennità che ha avuta, perché il Museo delle Terre d'Italia nel suo cammino ha voluto proprio cominciare da quelle terre che con Albanella hanno condiviso la stessa madre, e in questo caso è la grande madre Pestum. Infatti un documento del 1747 certificato dal Regio Decreto di Napoli dice proprio questo, che dall'avanzo dei cittadini di Pestum ne nacquero solo sei paesi,
che erano appunto Capaccio, Trentinara, Giungano, Rocca d'Aspide e Commignenti, un paese che oramai non esiste più. Ed ecco perché questa sera il nostro cammino l'abbiamo voluto cominciare da questi nostri fratelli, i quali, venendo nella rappresentanza dei loro sindaci, quindi nella più alta e solenne istituzionalità della terra, questa sera hanno consegnato la loro terra al museo, perché questa terra non solo possa tramandarsi ai posteri come segno dell'amore e del rispetto che dobbiamo continuare a nutrire, ma perché questa terra, ecco, possa essere amata sempre di più, soprattutto da chi, tanti oggi forse, ne stanno abusando. E anche perché riteniamo, condividendo le giornate che in questi giorni che in questo momento stiamo vivendo, le giornate dell'ONU sul clima, oppure la mobilitazione della ragazzina Greta, o ancora della grande mobilitazione dei nostri figli proprio di ieri, ecco, ci sentiamo orgogliosi di aver elevato, se così possiamo dire, un altare laico a quella terra che forse troppo facilmente continuiamo a calpestare e che invece lei raccoglie in silenzio da sempre il sudore, la fatica e le radici e il sangue dei nostri antenati. Possiamo dire uno spettacolo nello spettacolo? Ma io credo che queste immagini parlino da sole. Poi stasera saranno allietate anche le orecchie, però intanto le immagini rendono veramente il senso della straordinarietà di questo luogo. E ringrazio il questore e i colleghi degli uffici dipartimentali che hanno realizzato questo evento, ovviamente all'insegna dei valori in cui noi crediamo, che sono i valori della legalità, i valori della bellezza, che poi per noi la bellezza e la legalità sono sinonimi. Conosce questa terra e la ama anche, possiamo dire. E come no, è chiaro. Chi non la ama, poi ognuno di noi ha anche, come dire, aspetti privati che rendono ancora più vicina questa terra. Una serata di grande cultura e solennità valorizzata dallo splendido scenario dei tempi di Pesto. Sì, e poi lo sottolineo con orgoglio, con le note della nostra banda, che è qualcosa di più di una banda, è una vera e propria orchestra di fiati, e quindi, ed è un omaggio a questa terra, è un omaggio ai suoi cittadini, è un omaggio ai nostri operatori, alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, ma a tutti quelli che in divisa servono il paese. Quindi per noi è un momento veramente di grande positività, ripeto, arricchiti da questa cosa straordinaria che lascia senza fiato. Thank you.
frutta e verdura Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella. La BCC di Acquara ha un unico obiettivo: fare più prestiti alla clientela e aprire più conti correnti mettendosi al servizio del territorio. Conto anticipo fatture, credito agrario per aziende agricole, mutuo agrimprese, mutuo spinta verde, mutuo jolly, salta la fila, anticipo annuale di contributi PAC PSR AGEA ISMEA, PSR 2014-2020 Campania. Vieni a trovarci in una delle nostre filiali ad Acquara, Rocca d'Aspide, Capaccio, Eboli, Oliveto Citra, Battipaglia, Salerno, Campania, San Gregorio Magno e Sant'Antonio di Ponte Cagnano. BCC di Acquara, insieme per la crescita del territorio. Trentinare, sulle colline di Pestum, Green Park Eventi Bio, Wedding Sensorial Experience. Della famiglia Mirra a Rocca d'Aspide perché hanno un'importante novità da comunicarci. Alessia parteciperà alla 62esima edizione dello Zecchino d'Oro ed è proprio in nostra compagnia per raccontarci l'emozione che sta vivendo in questo momento. Alessia, tu sei l'unica bambina della provincia di Salerno a partecipare come solista. Sì. Raccontaci un po' la tua esperienza, hai affrontato tante selezioni e sei arrivata in finale e poi ti hanno scelta. Sì, perché sono la più brava. È vero Alessia, sei proprio brava, ma raccontiamo un po' ai nostri spettatori di queste fasi di selezione che tu hai affrontato. Hai girato diverse città d'Italia, hai cantato, raccontaci un po'. Allora, per prima sono andata a Eboli e ho passato la prima selezione. La seconda sono andata a Giungano e ho passato la terza selezione. E la quarta e la quinta sono andata a Bologna, la semifinale e la finale. E sei riuscita ad essere scelta su tanti bambini che hanno partecipato a queste selezioni? Sì, per esempio la prima era su 500 bambini. E poi sono stati migliaia a partecipare, ma tu, come ci dicevi, sei stata la più brava. Sì, perché papà me l'aveva detto. Che cosa ti aveva consigliato papà Ale? Che io ci riuscivo. E infatti sei un orgoglio per Rocca d'Aspide, tant'è che quando sei tornata anche a scuola ti hanno accolto con una festa.
Sì, prima mi hanno fatto una festa con tanti regali e una torta e anche, mi hanno regalato anche una nota musicale. Per permettere ad Alessia di arrivare alla finale dello Zecchino d'Oro c'è stata grandissima collaborazione, piena collaborazione e sostegno anche da parte della sua famiglia. Ne parliamo proprio con il papà Vincenzo. Alessia è stata tanto seguita in questo percorso. Sì, diciamo che lei ha sempre voluto cantare e noi abbiamo solo l'abbiamo solo spinta a fare quello che meglio riesce, che le riesce, ecco. E quindi l'abbiamo portata a Eboli, ha fatto la sua selezione, è stata presa tra tanti bambini e successivamente siamo andati a Giuliano per fare la finale regionale. E erano anche qui parecchi bambini, è stata presa ed è stata mandata a Bologna per le semifinali nazionali, dove erano 87 bambini su 5.000 presenze. Poi ha passato le semifinali, in finale erano 32 e sono stati scelti 16 bambini e lei è risultata tra questi 16. E noi sappiamo che lei si era tanto raccomandato con Alessia nel dirle comunque andrà, sarà stato già un successo, ma Alessia è stata determinatissima. Sì, diciamo che quando siamo arrivati lì al giorno delle semifinali le ho detto semplicemente canta come sai fare, poi mal che vada domani torniamo a casa. Però è stata bravissima, ha passato le semifinali e la sera stessa le ho detto guarda, non è detto che siccome hai passato le semifinali passerai anche le finali domani. Cerca di prepararti anche a un'eventuale bocciatura. E lei è stata molto brava, tant'è che mi ha detto papà non ti preoccupare, tanto io passo. Era molto convinta, e infatti il giorno dopo ha fatto la sua esibizione, è passata e siamo rimasti lì 10 giorni, dove lei ha provato la nuova canzone, la sarta l'ha vestita, ha fatto prove di canto, di dizione, ha inciso la nuova canzone nella sala discografica, cioè ha fatto un po' di tutto. Adesso andremo lì solo per fare la diretta, ecco, e quindi far ascoltare la canzone a tutti. Alessia, ancora poche settimane e poi svelerai la tua canzone al pubblico che attende tanto. Come si intitola? Mettici la salsa. Mettici la salsa è la tua canzone e poi tu sei una veterana perché sei tanto appassionata di canto. Ma qual è il tuo cantante preferito? Nino D'Angelo. E ci intoneresti una canzone? Sì, io aspettavo a te, cresciva rindo sanga, musica bullente, bruciava rindo, e teniva a me con l'ultima speranza, ma mettevo in cuor rindo a tutte panne. Non ci resta che farti un grandissimo in bocca al lupo e ti vedremo in Rai a dicembre. Sì, Rai 1 dal 5 al 7 dicembre. Piegine chiedono un parroco fisso, è già iniziata la messa tenuta da Don Loreto, presentato dal vicario Don Cosimo Cerullo. Noi siamo con gli attivisti che protestano perché vorrebbero Don Giorno o comunque un prete che possa assumere le redini della parrocchia di Piegine perennemente. Ne parliamo con Luciana Vertullo, che cosa sta accadendo a Piegine in queste ore? Allora, questa situazione è venuta fuori il 12 di settembre, dopo che abbiamo appreso la notizia che il parroco che c'era stato affidato, cioè a cui eravamo stati affidati come parrocchia, era stato rimosso senza una spiegazione da parte del nostro vescovo. Sembrerà strano che a Piegine ci sia tanto movimento intorno alla chiesa, perché penso che per tutti i presenti qua oggi è una novità, perché per la prima volta che ci sentiamo comunità. Ed è grazie a questo nuovo parroco che per 2 mesi ci ha fatto vedere una chiesa vicina al popolo, cioè ha,
è andato nelle case per i malati, ha acclamato i bambini nelle scuole, gli ha parlato di oratorio, cosa che noi qui non è una realtà che non conosciamo, perché magari se ci vedono dalle città dice ma che stanno protestando per cose che diciamo succedono tutti i giorni, cioè in molte realtà la Chiesa lavora in questo modo, noi invece queste realtà non le conoscevamo e le abbiamo conosciute in questi 2 mesi. Per questo noi adesso non difendiamo una persona in particolare, ma difendiamo il nostro diritto a sentirci comunità. Che cosa chiedereste alla diocesi in questo momento se potreste fare un appello? Allora, innanzitutto chiederemmo al nostro vescovo di farci visita, di venire o comunque di darci la possibilità di interloquire, perché noi abbiamo appreso questa notizia, ci è stata imposta, ecco, anche perché una visita pastorale a Piaggine risale al 2006, mi sembra, sì. Quindi sono diversi anni che i ragazzi non hanno avuto neppure il sacramento della cresima, quindi noi non abbiamo mai avuto modo di far capire al nostro vescovo di che cosa abbiamo bisogno da parte della Chiesa. Quindi noi cerchiamo proprio un colloquio, perché vorremmo far capire che abbiamo bisogno più che mai di un prete presente, di un prete che apra la Chiesa come l'ha aperta il nostro parroco fino a qualche settimana fa, perché ci ha dato la possibilità di entrare in Chiesa a pregare a tutte le ore e non soltanto per esigenze di servizio, per orari stabiliti, ecco. Se la diocesi dovesse chiedere alla comunità di Piaggine di tenere come parroco Don Loreto, quale sarebbe la vostra risposta? Noi non abbiamo nulla contro Don Loreto, anzi l'abbiamo detto da subito che non era Don Loreto la figura di Don Loreto, anche se diciamo, alcune dichiarazioni fatte dal parroco non ci sono piaciute, perché siamo stati definiti una comunità non cristiana e noi non ci sentiamo tali, ecco, non solo questo, ma non... Però abbiamo la preoccupazione che con 4 parrocchie non possiamo avere l'attenzione che invece ci potrebbe dare un parroco solo, che è esclusivamente per noi. Ecco. Se dovesse restare Don Loreto, che cosa accadrà alla Chiesa di Piaggine nelle prossime settimane, nelle prossime domeniche, visto che questa sera avete deciso di non presenziare alla messa? Allora, la messa, noi siamo abituati alla messa delle 11, già molte persone che frequentano la Chiesa avevano quell'orario, aver fare una funzione alle 6:30 di sera e... magari molte persone anziane che non possono in pieno inverno non possono partecipare, ecco, si sentiranno penalizzate, perché soprattutto noi del comitato abbiamo accolto l'appello anche di queste signore che per la prima volta si sono sentite parte di qualcosa, ecco. Sindaco di Piaggine, Guglielmo Vairo, lei questa sera si è fatto portavoce tra il vicario che è venuto qui a Piaggine per presentare il nuovo parroco Don Loreto e il comitato che è nato per chiedere un parroco fisso. Qual è stato il messaggio che ha portato ai suoi cittadini? Ma noi come amministrazione, io come sindaco, c'erano presenti sia i consiglieri di maggioranza che di minoranza per sottolineare l'unità che sta vivendo il paese in questa situazione di forte imbarazzo e forte crisi che abbiamo subito. Noi non abbiamo nessuna colpa, abbiamo l'unica colpa di aver subito una decisione che poteva essere gestita meglio. Mi sono fatto portavoce di quello che sono poi i sentimenti e i pensieri della comunità di Piaggine, che potete toccarla con mano, quali sono gli stati d'animo, di profonda mortificazione di quello che stiamo vivendo. Noi vorrei sottolinearlo perché alcune volte non vengono riportate in maniera chiara delle situazioni. Noi la stiamo subendo questa situazione, non la stiamo esacerbando. Noi siamo vittime di una decisione che poteva essere gestita diversamente. Per quello ho parlato in maniera, come dire, più riservata con il vicario e con Don Loreto, che anche lui sta vivendo una situazione di forte imbarazzo, per cercare un incontro con il vescovo,
l'ennesimo incontro. Già precedentemente mi sono sforzato di riportare quelli che erano davvero i sentimenti di questa popolazione. Probabilmente non sono stato abbastanza convincente. E ci troviamo in questa situazione, difficile, imbarazzante, che è difficile davvero viverla e gestirla. L'incontro ha portato a questo, all'impegno del vicario a intercedere presso Sua Eccellenza il Vescovo, magari anche in nostra presenza, anche perché tra qualche giorno avremo un consiglio comunale che vedrà tra i vari argomenti proprio questa situazione che sta vivendo la comunità di Piaggine. Mai avremmo voluto convocare un consiglio comunale per un argomento che dovrebbe rappacificare, e invece purtroppo lo vedete tutti, c'è un disappunto, un imbarazzo, un disagio che non è assolutamente una protesta, ma i disagi si stanno manifestando in maniera pacifica e civile. Perché questa è una comunità rispettosa, è una comunità civile, è una comunità educata,